A Carrara, e non solo per la classifica, la trasferta, non per il valore assoluto dei gialloblu, più difficile finora per il Teramo. Per tornare al successo mantenendo aperta una striscia di 3 risultati utili consecutivi. È il momento più complicato dal punto di vista emozionale per un gruppo che proverà a fare fronte comune nella tempesta giudiziaria che ha investito la nuova proprietà. Il diavolo sarà allo stadio dei Marmi per provare un blitz che darebbe ossigeno ad una graduatoria che lo vede ancora in zona play-out. Guidi recupera Soprano in difesa e col difensore disponibile dietro i problemi si fanno meno pesanti, ma l'infermeria resta comunque affollata. Sì, Soprano è recuperato, Cucurullo ancora no, e ad oggi abbiamo Fiorani con la febbre, però questo non so, vediamo domani come starà. Poi sono i soliti noti, tolto Soprano, che mancheranno, quindi Birligea, Chieremateng, Bois, Cucurullo, Trasciani, e penso di averli detto tutti. Sul fronte carrarese, Di Natale spera di recuperare qualche acciaccato, in particolare Dumbia, che è stato monitorato tutta la settimana con risposte discrete. Sarà assente invece Bramante per un problema muscolare, il resto dell'organico invece è a disposizione. Sappiamo che è una squadra ostica, con giocatori si sono anche rinforzati attingendo dal mercato degli svincolati, prendendo giocatori del calibro di Giannetti, quindi insomma questo la dice lunga anche su quelle che possono essere le ambizioni di questa società. Una squadra che nel reparto offensivo ha tante frecce al proprio arco. Dovessimo perdere palla e ci dovessero attaccare in campo aperto, sono giocatori estremamente pericolosi perché hanno uno contro uno, hanno abilità tecniche, e poi sono una squadra strutturata con abilità anche nei piazzati e anche sulle palle native, sono estremamente, estremamente pericolosi. Non sarà della sfida, ma per altri motivi, il grande ex Saveriano Infantino, fuori rosa, è in lista di sbarco nel mercato di gennaio. Dovevo andare via perché hanno ridimensionato i costi, hanno abbassato di tanto tutti i contratti facendo una squadra più giovane e io praticamente non rientro più nel loro budget. E quindi sono stato messo fuori all'inizio, poi mi hanno reintegrato per 4-5 partite, 6 partite, ho fatto qualche spezzone, e per poi rimettermi di nuovo fuori per spingermi a gennaio ad andare via, dai. Carrarese in un momento non brillante, la vittoria manca da 6 gare, 3 pareggi e 3 sconfitte, e a proposito di pareggi, anche se Guidi proverà a giocarsela, quello della spartizione della posta in fondo non sarebbe un risultato da buttare. Se ci dovessimo fermare a fare una tabella punti, rischieremmo di perdere di vista quello che è il campo davvero. Noi non siamo una squadra che riesce a fare, oggi pareggiamo, ci mettiamo là dietro e sappiamo difendere 0-0. È chiaro che se noi dovessimo fare una prestazione estremamente positiva e poi il risultato è di pareggio, è chiaro che noi l'accetteremo. Noi sappiamo che questo è un campionato estremamente equilibrato, basti pensare che sei a 5-6 punti dal quinto posto, sesto posto, quindi è importante dare continuità, perché tolta la partita di Coppa Italia noi siamo in un trend positivo sui risultati sul campo,